I video delle violenze nelle manifestazioni a favore di Alexei Navalny da Mosca a San Pietroburgo, come nelle oltre 100 città della Russia, campeggiano sui siti e sui social di informazione. Ora la battaglia del movimento per la sua liberazione e contro la corruzione della politica russa viaggia sul web a colpi di propaganda pro e contro. In un articolo pubblicato su Novaya Gazeta e poi rimosso, una non ben identificata organizzazione ha promesso e pagato dai 1.000 ai 40.000 rubli per provocare le violenze nelle manifestazioni del 23 e poi pubblicarne i video sui social. Questa è l'accusa. Oltre 40.000 sulla Mosca sono scesi in piazza per chiedere la sua liberazione e una Russia senza Putin. A fine giornata 40 i feriti tra gli OMON, gli agenti speciali delle forze antisommossa, e oltre 1.290 gli arresti solo a Mosca, quasi 3.400 in tutto il paese secondo la ONG Info. Tra loro anche la moglie e la figlia di Navalny. Il coordinatore del Consiglio d'opposizione russa e leader del Partito della Russia del Futuro dal carcere, un po' ironico, un po' laconico, fa sapere che non ha nessuna intenzione di suicidarsi, come a rilanciare i possibili ulteriori pericoli. È stato arrestato il 17 gennaio con l'accusa formale di aver violato la libertà vigilata per una condanna a 3 anni per reati finanziari nel 2014, poi prorogata fino al dicembre del 2020 a causa delle violazioni contro l'ordine pubblico. Navalny è stato fermato al rientro dalla Germania, dove era riparato nei mesi scorsi per curare un avvelenamento con l'agente Nervino Novichok. Gli USA condannano i metodi brutali della Russia contro i manifestanti e chiedono la liberazione di Navalny. Preoccupazione e condanna per gli arresti e le violazioni è stata anche espressa dall'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Borrell. Anche la Farnesina ha chiesto il rispetto dei diritti e il rilascio di Navalny. L'Unione rilancia il pressing su Mosca. Nell'agenda dei prossimi giorni il rinnovo o meno delle sanzioni contro la Russia. Maria Cristina Boschetti, Sky TG24.